Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi è la festa di San Matteo, apostolo ed evangelista, fratelli e sorelle carissimi. Ecco, uno dei dodici insieme a San Giovanni, che ha avuto appunto il doppio ufficio di apostolo e di evangelista. Peraltro, secondo la tradizione praticamente costante della Chiesa, e noi abbiamo che Matteo è il primo Vangelo, quello che abbiamo noi, quello scritto in greco, perché in realtà Matteo veramente scrisse il primo Vangelo, ma lo scrisse in lingua ebraica. Questo lo ripeto ogni anno. Quel Vangelo originale di Matteo in lingua ebraica era probabilmente molto più breve dell'attuale. Sapete, il Vangelo di Matteo è il Vangelo più lungo e quello, diciamo, dottrinalmente più elevato. Gesù nel Vangelo di Matteo è il nuovo legislatore, il nuovo Mosè, che promulga appunto la tavola della nuova alleanza, quindi i discorsi di Gesù, le parabole di Gesù, il lunghissimo discorso della montagna. Ma il primo Vangelo di Matteo era molto più breve ed è quasi certamente la fonte da cui hanno attinto. Sapete che i Vangeli, ci sono i tre Vangeli sinottici e poi il quarto Vangelo di Giovanni, che fa storia a sé. Si chiamano sinottici, sinottico, no? Ottico vuol dire sguardo, cioè che si possono vedere con uno sguardo solo, perché questi tre Vangeli di Matteo, di Marco e di Luca contengono delle parti. Sapete che c'è un libro che si chiama La Sinossi, che sono praticamente uguali, che è evidente quando ci sono delle parti uguali, che sono state prese, quindi hanno fatto un antico copia e incolla, fatto a mano chiaramente, non col computer, da una fonte comune, e tutti gli esegeti si scervellano, la chiamano la fonte Q a destra e a sinistra. Solo un esegeta ci è arrivato a ricordo che lo studiamo, ma questo è sicuramente l'originale Vangelo di Matteo, scritto, alcuni dicono in ebraico, altri dicono in aramaico, che è andato perduto e da cui hanno attinto, e ha attinto Matteo stesso per riscrivere la sua forma elaborata in greco. Voi sapete che il greco di allora, l'ho detto altre volte, il greco della Koiné si chiama, era come l'inglese di oggi, quindi se tu volevi diffondere la parola di Gesù dovevi scrivere in greco, gli evangelisti conoscevano il greco, quindi oggi bisogna imparare un po' di inglese se vogliamo essere inseriti nella nostra cultura, anche a scopo di evangelizzazione. San Matteo è un evangelista, è un apostolo che è l'apostolo della speranza, dicono molti scrittori, perché San Matteo, la sua biografia ce la racconta nel Vangelo di oggi, era un pubblicano. Anche qui altre volte ho raccontato, però facciamo un ripasso perché non l'avesse mai sentito, per chi ha dimenticato. I pubblicani erano molto odiosi agli ebrei, perché erano gente che raccoglieva le tasse per conto dei romani e tra l'altro facendoci sempre qualche tangentina sopra. Voi sapete che una volta, sapete perché è così odioso pagare le tasse? Perché una volta le tasse non si pagavano, sapete che bella notizia che vi do. I romani le tasse non le pagavano all'impero. I romani le tasse, il tributo veniva imposto ad una popolazione straniera quando veniva conquistata. Siccome tu sei mio schiavo, mio vassallo, paghi il tributo come segno della tua dipendenza da me. Quindi già pagare il tributo era una cosa odiosa e veniva riscosso per conto del padrone, figuriamoci se poi la rende doppiamente odiosa facendosi sopra la cresta per darsi alla bella vita. Quindi immaginate, perché purtroppo poi Matteo si è convertito e è diventato un grandissimo santo, però prima della conversione questo era, e non lo mette in dubbio. Non basta dire chiamato Matteo seduto al banco delle imposte, ha già detto tutto, no? E con il passo successivo dei peccatori. Quindi Matteo, diceva proprio un padre, non mi ricordo chi, in una delle letture che si leggono nel breviario, diceva: oh, se da pubblicano diventa apostolo ed evangelista, amici, qui c'è speranza per tutti, basta che ci sia evidentemente la buona volontà di convertirsi, perché come dice appunto Gesù, io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Non è un problema, cioè certamente è meglio evitare di fare della vita una marea di peccati, perché se ci conserviamo la macchina nuova è meglio che averla distrutta e poi portarla, insomma, dal carrozziere più bravo del mondo. Ma Gesù non c'è niente da farsi segnare, era sempre una macchina completamente rovinata. Lui è in grado di rimettercela nuova, l'importante è che ci sia la buona volontà
di convertirsi e evidentemente di pentirsi. Sapete che qui subito i farisei cominciano a malignare. Vi ricordate il Vangelo dei giorni scorsi, no? Ah, ecco mangione e beone. Lui non andava ai banchetti con i peccatori, capite? Perché sapete come andavano a finire quei banchetti? Cosa facevano durante il banchetto e dopo? Lui andava al banchetto per dargli una parola e per cercare di convertirne qualcun altro. Quindi il motivo per cui la Chiesa avvicina i peccatori, questa è un'altra cosa molto importante, non è per fare comunione con loro e dirgli va, tutto sommato va tutto bene, noi ti accogliamo e ti accettiamo, tanto va bene così. Non vi racconto alcune cose che sono successe, che in qualche consesso ho dovuto dire, dico scusate, ma io fino ad oggi ho saputo che l'avvicinarsi dei peccatori si deve fare con tutta l'accoglienza possibile, ma non per dirgli bravo o per lasciarli come stanno, ma per evitare la conversione. Dico, siamo d'accordo almeno su questo? Perché se non siamo d'accordo almeno su questo, io non so che cosa sia la Chiesa Cattolica se non siamo d'accordo su questo. Perché oggi si parla molto della vicinanza, della volontà, va bene, ma a quale scopo? Per dirgli va tutto bene? Per dirgli che il peccato non è più peccato? Che vabbè, tanto il Signore chiude un occhio, oppure possiamo trovare comunque delle forme di comprensione, di avvicinamento, oppure per dire sì, fratello mio, io non ti giudico, non ti condanno, non lo fa neanche il Signore, però questo è fuori della volontà di Dio. Quindi il Signore ti accoglie a braccia aperte, perché tu ti penta, lasci il peccato e torni a lui. E questo possiamo e dobbiamo dirle sempre e dovunque, perché c'è sempre speranza per un peccatore convertito, però non per un peccatore che sceglie di rimanere tale, che vuole rimanere tale, che si ostina di rimanere tale, anzi che chiede, allora io sarò contento e tu mi hai accettato se tu mi dici che quello che io faccio non è peccato, addirittura la petizione. Questa non è la storia di Matteo Evangelista, questa non è la storia dei banchetti a cui partecipava Gesù, questa non è la storia del Vangelo, questa non è la storia del cristianesimo, questa non è la storia della Chiesa. Questa storiella, a mio avviso, piace molto alla concorrenza proveniente dai piani bassi, ma noi chiaramente non ci facciamo lusingare e ammaliare dalla concorrenza dei piani bassi, rimaniamo saldi in ciò che è. E continuiamo a regolarci, evidentemente, di conseguenza. Felici per il fatto che Gesù può salvare e vuole salvare i peccatori, ma consapevoli di quello che chiede ai peccatori per essere salvati, di pentirsi e di lasciare il peccato. Siamo dati Gesù e Maria. Sempre siamo.